Certo, San Vittore è soprattutto il dopo, è l'onta che ti porti successivamente. Per me sono stati personalmente molto pesanti anche i 25 giorni domiciliari. Ma allora Salvini, diciamo che fa il bello adesso, no? Che prende l'onda. Lui, quando è venuto a Lodi, mimò così il gesto delle manette. Cioè, godono e trovano forza nella sventura delle persone. Quindi non sei stato assolto a tua insaputa? No, proprio no. Simone Oggetti, siamo qui in piazza Broletto a Lodi, la sede del comune di Lodi. Dalla scala, da quella scala, 5 anni fa venivi portato dai finanzieri in carcere a San Vittore, iniziava il tuo incubo giudiziario. Cosa ricordi di quel giorno? Ricordo di un nero assoluto quando sentii la parola ordinanza di custodia cautelare, che mai avrei immaginato in vita mia. Ricordo le facce sconvolte di mia moglie, del mio avvocato quando mi incontrò. Ricordo che fui portato al commissariato per la fotosegnaletica, l'impronta digitale, pensavo fosse una cosa da film. Ma ricordo anche di aver detto dal primo momento che non avevo mai fatto nulla di male, che avevo agito sempre e solo nell'esclusivo interesse della città. Questa frase l'ho ripetuta in modo ossessivo per 5 anni e finalmente si è capito che io e anche gli altri imputati, perché questa non è una storia solitaria, purtroppo, anche l'avvocato Cristiano Marini fu tradotto in carcere a San Vittore, scoprì in quella giornata che aveva sua moglie era incinta del suo primogenito, incinta di 6 mesi. Ecco, in quel mondo all'incontrario ricordi anche che questa piccola vicenda, perché alla fine parliamo di quello, di una vicenda locale, di piscine locali, guadagnò tutte le prime pagine dei giornali, vennero a Lodi leader nazionali. Ecco, che effetto ti fece tutto questo, la famosa gogna mediatico-giudiziaria di cui si parla? Ma è un meccanismo micidiale. Diciamo che sotto questo scalone esattamente ci fu la manifestazione della Lega Nord. Il giorno dopo, il giorno prima ci fu quella dei 5 Stelle con Di Maio. Però quella con Di Maio 5 Stelle non andò molto bene. Salvini, un pochettino più furbo, mandò qui Calderoli. E qui tutto, diciamo, lo stato minore, diciamo, della Lega, che poi su quell'alterazione democratica, perché si interruppe il mandato di un sindaco democraticamente e di una coalizione, ci fu un cambio politico, perché a Lodi il centrosinistra governava dal 1996. Quei giorni furono anche giorni di carcere. Tu hai passato in carcere diversi giorni. Ecco, cosa ricordi del carcere, dell'esperienza di San Vittore? Tra l'altro non il carcere di Lodi. Diciamo che, come dite voi giornalisti, mediaticamente funziona di più San Vittore. Per chi come noi è lombardo, San Vittore, diciamo, ha una forza evocativa pazzesca. È stata un'esperienza che mi ha fatto vedere un mondo ovviamente che non conoscevo. Ho chiesto alla persona che era accanto con me, che era stata splendida con me in quei 10 giorni. Vedevo questi, erano soprattutto nordafricani, che erano sulle braccia, erano tutti segnati, e mi spiegò che si tagliavano con la lametta per avere l'attenzione delle guardie carcerarie e anche per una sigaretta. Certo, San Vittore è soprattutto il dopo, è l'onta che ti porti successivamente. Per me sono stati personalmente molto pesanti anche i 25 giorni domiciliari. Che effetto ti fa vedere, leggere le parole di chi, come Salvini e come Di Maio? Addirittura Salvini dice: contento per la soluzione di Oggetti, c'è un problema sindaci, nessuno vuole fare il sindaco oggi. Di Maio dice: abbiamo sbagliato a cavalcare l'onda giustizialista. Ma allora Salvini, diciamo che adesso fa il bello adesso, no? Che prende l'onda. Lui, quando è venuto a Lodi, una piazza che è a 100 metri da qui, mimò così il gesto delle manette. Per me fu una, diciamo, umiliante, anche perché purtroppo, come pena accessoria, io la condanna al silenzio. Adesso dice che bisogna tutelare di più i sindaci. Bene. Salvini ha cambiato idea su tutto, era contro i meridionali e per l'Italia Unita, era no euro e per l'euro. Non so quanto possono essere serie e affidabili le parole di una persona così. Di Maio e i 5 Stelle costruirono una carriera politica, un consenso, carriera collettiva, sui temi originariamente del VAF, che poi furono, diciamo, l'agitare del tintinnare di manette. Il segnale che ha mandato con la lettera di scuse è un fatto importante e lo ringrazio anche per le scuse personali, e spero che però ci siano due elementi. Una,
una presa di coscienza più ampia delle forze politiche, che porti a una maturazione nell'insieme del sistema. E l'altra è norme, ma le norme da sole, che sono indispensabili, non bastano, perché se non cambia la cultura del tempo, se non cambia il sentiment, una cultura condivisa, anche le norme sono inefficaci. Che effetto ti fa invece sentir dire qualcuno che la questione morale è più importante di quella giudiziaria, l'ex ministro Toninelli, o qualcun altro dire ma Uggetti è stato assolto a sua insaputa perché aveva confessato? Allora, ci sono degli irriducibili, sono i giapponesi che sono rimasti nella foresta, adesso poi gli spieghiamo che la seconda guerra mondiale è finita. Francamente mi spiace un po' per loro, perché sono persone che vivono, diciamo, con un animo di, come dire, cioè godono e trovano forza nella sventura delle persone. La testimonianza tra me e la funzionaria, registrata dalla funzionaria, che è la prova regina, è stata la prova regina dell'accusa fino al dibattimento. Io e i miei avvocati abbiamo chiesto che venisse ascoltata in aula. La pubblica accusa per due volte si oppose, il giudice alla terza accettò e io in corte d'appello chiesi gentilmente alla corte di ascoltare quella registrazione, perché già dall'inizio erano tutti gli elementi per giudicare assurda questa vicenda. Hai sempre vissuto di politica fin da ragazzino, è una carriera politica la tua che è stata stroncata da un'inchiesta che poi si è rivelata una bolla di sapone, ti rimane l'amaro in bocca, è un amore, diciamo, che fa giri immensi e poi ritorna, oppure la tua vita è cambiata definitivamente dopo questa esperienza? La mia vita sicuramente è cambiata, diciamo, in maniera decisamente importante. Un amico dice che chi ha fatto politica fin da piccolo, dice, ha un cromosoma in più, no? Anch'io me la sento nel sangue. Però non necessariamente bisogna, diciamo, fare della politica la propria professione. Sicuramente sono molto felice di essermi riconquistato la libertà di poter decidere se come impegnarmi, se come dare una dimensione pubblica oppure semplicemente di consiglio. Sono contento ed è un sollievo, insomma, questa riconquistata libertà. In questi 5 anni, dal momento dell'arresto al momento dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste, assoluzione con formula piena in appello, che cosa hai fatto? Beh, è successo un po' di tutto nella mia vita, devo dire che molte persone mi sono state vicino, direi la maggior parte. Poi sono successe moltissime cose belle, prima di tutto la nascita di mio figlio, Jacopo, che è nato il 2 giugno, si vede che voleva onorare la tradizione familiare. Ero un cattivo studente, non avevo mai finito il mio percorso di studi, mi sono laureato. Sono stato assunto, e ringrazierò sempre Mino Zucchetti, in Zucchetti ci sono stato 1 anno e mezzo. Da 2 anni e mezzo ho costituito una società con altri soci, sempre in ambito software, si chiama Nubetech, quindi mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni. Certo, ci sono stati dei momenti molto molto bui e se non avessi avuto il conforto della mia famiglia, di mia moglie e di mio fratello, sicuramente non ne parlerei con la leggerezza con cui ne sto parlando adesso. Consiglieresti a Jacopo, a tuo figlio, quando te lo chiederà, o a una persona a te vicina che magari ti dice voglio, da grande voglio fare il sindaco, cosa gli risponderesti? Ecco, mi piacerebbe che non ci fosse il terrore per ogni candidato, perché l'abbiamo visto, Milano, Roma, Torino, Livorno, Parma, cioè non c'è capoluogo nel quale un sindaco abbia avuto 1 o più avvisi di garanzia. Io ho avuto la sventura pure del carcere, però è normale che in questo paese, se fai il sindaco, ti devi già mettere nell'ottica che ti devi prendere degli avvocati che ti difendono, ma non per dolo o per interesse personale, e allora lì siamo tutti d'accordo, no, per la tutela dell'interesse pubblico. Se no succede questa cosa incredibile che si chiama selezione inversa, cioè invece di selezionare i migliori, selezioni i peggiori. Se noi abbiamo a cuore, come voglio immaginare, il futuro delle nostre comunità, e allora questo pezzo di riforma sulla valorizzazione dei ruoli dei rappresentanti locali va fatto. Cioè, i sindaci sono quelli che hanno più limiti di tutti. Cioè è un sistema che va proprio rovesciato e ci vuole un po' di coraggio da parte di tutti, perché non è un partito che fa una cosa del genere, e ci vuole un po' di decisione e di sguardo nel futuro e non
come dire, io dico sempre la differenza tra un politico e un politicante è quello, il politico guarda al medio e lungo termine, il politicante guarda al sondaggio, al like adesso, all'emotività. Su quello puoi stare sull'onda, ma non costruisci niente.